Siamo con Mario Giordano, presentatore giornalista di programmi di Rete 4. Ha appena visitato la mostra dedicata ai due grandi calciatori Chiozzotti che hanno militato nel Torino. Cosa, lei è un tifoso del Torino. Cosa le è sembrata questa mostra con tutte queste vestigia di un tempo? È un tifoso del Toro, vedere queste cose è sempre un motivo di commozione, per cui mi sono commossa ovviamente, perché chi tifa Toro non può non rimanere legato a queste persone, a quello che hanno rappresentato, non solo però per i tifosi del Toro, anche per tutta Italia, perché si diceva prima il grande Torino è stato, diciamo, un po' il segno del riscatto dell'Italia. Ne avremmo tanto bisogno di un grande Torino che riscattasse un po' l'Italia anche adesso, e quindi è un legame profondo. Poi i tifosi del Toro hanno un legame che passa da padre in figlio, io mio padre era tifoso del Toro, mio figlio è tifoso del Toro, un legame fortissimo, e quindi il legame che si nutre delle radici e delle tradizioni, perché questa è anche un'altra cosa che dico sempre: non può esistere il futuro senza il passato, non può esistere nessuna pianta se non ha le radici, e quindi riscoprire, pensare alle nostre radici è sempre un momento fondamentale. E Chioggia come l'è sembrata? E Chioggia non mi posso esprimere, nel senso che spero di tornare con più calma e di vedere, perché è la prima volta in assoluto nella mia vita, e questa è una grave colpa, me ne pento e me ne dolgo con tutto il cuore, perché essere arrivato a 56 anni senza essere mai venuto a Chioggia, adesso ho messo una pezza, però appena una pezza, quindi non mi sento di esprimere, ovviamente è incantevole, anche perché per me era un po' inaspettato, nel senso che avevo letto, ma non, quindi è stata una sorpresa. Mi fa venire voglia di tornarci con un po' più di calma. L'aspettiamo allora a braccia aperte, grazie infinite. Grazie. Io ho visto mia figlia ieri sera, infatti, ho fatto la dedica. Ho fatto la dedica, è stata una bella serata. Mi addormentavo mio figlio. Bravo, e mi recitavo. Sono la nipote di Dino Valerino. Ci siamo conosciuti a Filadelfia. Ah, all'inaugurazione. Anzi, la nipote. Bene. Mi presento anch'io, assessore alla cultura. Ah, un piacere. Buongiorno. Piacere, grazie. Ci faceva piacere essere qui. Con me. È comitato di accoglienza. Assessore, se metto la giunta comunale. Marco. Giovanni, piacere. Cristina, sei responsabile del 5 della mia casa. Non mi aspettavo il comitato della presenza. Andiamo, dai, andiamo. Abbiamo vari libri, però abbiamo scelto questo per un motivo, perché lei è abituata ad andare in profondità e quindi noi volevamo darle proprio i colori delle nostre tenue, la profondità del nostro mare e del nostro territorio. Bello. E così è un altro modo di conoscerci. Le tenue sarebbero i fondali. Esatto. Quasi che c'è la famiglia dalla costa, la fonte qua. Sembra il Mar Rosso. Esatto, e invece è proprio il nostro Adriatico. Bene, grazie. A lei, venga. Nico, come senti? Questo è il calcio Chiozzotti, Albino, che all'inizio giocava ovviamente la squadra della città, e questi ve li ho detto una volta, tanti anni fa c'erano due squadre, il Sottomarina e le Clone. Nel 71 si sono fuse ed è nata la squadra che c'è tuttora, e ha subito la rinuncia di Fabio che prende le mani. La fusione è stata quindi. Sì, questa è la magia che si è fatta, Sottomarina e Clone.
Sì, 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 sì